Buonasera, si zampetta da un convegno all'altro, scusate, ma c'era un incontro sui diritti delle arti a cui non potevo mancare, essendo un incontro nazionale. Molto felice di vedere tante persone. I due pensieri in croce che ho sugli alberi li potete leggere direttamente nel libro. Voglio invece fare il mio mestiere e indicare un tema politico che è quello che ci attende. Voi avrete visto che nel programma della Giunta regionale c'è questa indicazione quantitativa ma enorme di questi 4 milioni e mezzo di alberi che devono essere piantati nell'arco di questa legislatura. 2 anni li abbiamo buttati via col Covid, quindi adesso ci mancano 3 anni. È un milione e mezzo di alberi all'anno, quindi questo è una bellissima prospettiva, certamente in un senso igienico, per quello che gli alberi e le foreste rappresentano per il clima, e cose che non vi devo certo spiegare io, però è anche un tema molto importante dal punto di vista del paesaggio, verso il quale c'è una nuova sensibilità. Penso che tutti voi, soprattutto quelli che hanno la mia età, si siano accorti che purtroppo sotto la Repubblica, dal dopoguerra ad oggi, noi abbiamo vilipeso il paesaggio italiano, che per fortuna era così bello che avremmo bisogno ancora di 2 secoli per riuscire a colpirlo in modo definitivo. Quindi ci resta ancora tanto da salvare e da rigenerare. Questo progetto, dicevo, è importante dal punto di vista igienico, ma ancora più importante se diventa un grande progetto collettivo della regione. Ora, per adesso si è cominciato con il metodo, chiamiamolo, più semplice, più elementare, cioè di chiedere ai privati, mettendo a loro disposizione gratuitamente queste piante autoctone, chiedere ai privati di acquisire, piantare, curare. Questo è il metodo più semplice, perché chiede meno tempo, però non credo che potremmo accontentarci di questo. Quindi il problema che abbiamo davanti è che tutti i soggetti forti che controllano il territorio, quindi i comuni, le ferrovie, le autostrade, i consorzi di bonifica, le diocesi, gli industriali, gli agrari, i contadini, assumono questo compito e lo trasformino in una dimensione progettuale. La forestazione deve essere un progetto, non può essere un piantare degli alberi, come ho fatto io, che, come ho detto, ho piantato 2 alberi che adesso sono grandi e ogni tanto li vado a trovare. Quindi ci vuole un progetto, e basta che voi, io da quando è iniziato questo tema, tutte le volte che giro in macchina, in treno, guardo dove si potrebbero mettere degli alberi. Ed effettivamente, se iniziate anche voi questo esercizio, vi accorgete anche, potete già immaginare il frutto di questo. Ci sono delle zone, ho visto qualcosa a Parma, dove ci sono degli industriali piuttosto evoluti, si vede già in certe zone industriali che gli industriali di quel distretto ci hanno pensato, hanno fatto un progetto, hanno chiamato un architetto anziché chiamare. Noi purtroppo, quando parliamo di piante, ci viene in mente sempre il vivaista. Difficile che ci venga in mente un paesaggista, un architetto, cioè le forme più elevate di... Quindi è già visibile questo nei pochi casi. Quindi questo è un gran bel tema per il futuro, ecco. Un gran bel tema, per me è il tema politico più interessante per il futuro. Ha a che fare con la cultura? Io direi di sì. Ha molto a che fare con la cultura, che sta estendendo anche i suoi ambiti, ecco. Dopo di me parlerà Mino Petrassini, di cui sono un caro amico da 40 anni, direi. Ah, compiamo i 41 anni di amicizia, e questo centro, di cui poi Mino vi dirà qualcosa, è proprio
combatte da tanti anni per affermare le scienze naturali, le scienze del paesaggio, come parte a tutti gli effetti di quella che chiamiamo cultura, con la C o con la K. Quindi sta cambiando l'idea stessa di cultura, che si sta allargando a molti ambiti, e giustamente dobbiamo fare un lavoro in questo senso. Io non ho nulla da aggiungere, mi sembra già questo un tema abbastanza grande per le vostre riflessioni, se ne avete voglia. Quando girate in automobile, date un'occhiata dove si può piantare un albero. E intanto godiamoci questi esemplari. Ho dimenticato di ringraziare e di elogiare tutti quelli che hanno fatto questo ottimo lavoro, che è molto ben fatto, molto ben costruito, elegante, e quindi bravissimi gli autori. Penso, spero che sia un altro dei segni di rinascita di questo nostro Istituto dei Beni Culturali, che abbiamo trasformato, ma l'abbiamo trasformato per esaltarlo, non per deprimerlo. L'abbiamo trasformato per far diventare un istituto che ci invidi tutta Europa. Tutta Europa ci metteremo magari un po' di tempo, però ce la faremo. Grazie.